Ed eccomi qua, facciamo anche qualche ripresa un po' in soggettiva, anche se non è che mi piaccia molto, però facciamoci vedere, facciamo vedere il cameraman. Comunque sto per entrare alla galleria Saint-Hubert, una cosa del genere, e praticamente questo è il centro commerciale più antico di tutta Europa, perché è del 1800, non mi ricordo, 1800 qualcosa, e ha le vetrate al tetto con vetrate, e sono tre gallerie combinate. Adesso entriamo meglio. L'interno è questo, e praticamente così all'aperto, poi ci sono tutti i negozietti, appunto il tetto così. Adesso vabbè, pomeriggio, quindi non passa tantissima luce, e i negozi tipici con cioccolata, oggetti d'antiquariato, quindi poi libri, c'è di tutto, è molto molto caratteristico. Qui cioccolata, passiamo ai guanti, cappelli, poi qui confezionano ogni tipo di pralina, cose eccezionali. Dall'altro lato tutt'altro, abbiamo pizzi e merletti, poi c'è qualche bar, ci sono delle intersezioni, gioiellerie, antiquariato appunto, qui abbiamo un po' di oggettistica particolare. Qui ancora cioccolato, negozi sbalorditivi. Fanno anche quello a forma di puffi, che è di qua. Sì, insomma, sembra un po' strano perché è così tutto elegante, poi arrivano le cose anche dei puffi. Ecco invece di giorno l'effetto in galleria, bella e luminosa, con questo negozio qua. Vabbè, un po' come tutti, super invitanti. Che poi devo dire, qui in Belgio hanno questa cioccolata, o spesso si trova anche sul supermercato così l'Angoulian, quella lì con le forme degli animali marini, delle conchiglie varie così, e secondo me, cioè, non è così buona come la Lind, voglio ammettere, però qua cioccolata belga più o meno è quella di riferimento, infatti al supermercato si trova quella lì, Lind qua non c'è quasi quasi, però c'è la Ferrero, come facevo vedere in fotografia, puntano molto sulle cose, su queste cose italiane della Ferrero. E a questo punto, in quest'angolo, c'è il City 2, questo shopping mall, questo centro commerciale, e si apre la Rue Nueve, che è la via principale dello shopping. Qui si trova di tutto e di più. Questa lunga via, quindi, che è la Rue Nueve, magari la farò vedere di giorno, che preferisco.
comunque fra i tanti negozi c'è anche un grande H&M, eccolo qui, e anche Forever 21, che sinceramente non avevo mai preso niente, adesso lo riguarderò, vediamo, eccolo qui. Anche qua ci sono i negozietti della Lush e io non è che sono super esperta, no? Però mi sembra di vedere delle cose molto molto carine, tipo questo qua, giallo fosforescente e verde, non lo so, comunque ci guarderò con calma un'altra volta, comunque mi ispira. Questo qua mi pare che si chiami Cupcake. Poi vabbè, là c'è una quantità immensa di non si mangia fra le varie cose. Che bello! Ecco di giorno la Rue Neuve con tutti i suoi negozi. È già parecchio affollata, anche se è solo un pomeriggio normalissimo di un giorno feriale. A questo punto della via, in quest'angolo, si scorge la galleria Inno, praticamente i grandi magazzini. Deve essere anche una cosa abbastanza recente, di un anno o poco più. E questo è un simil rinascente o coin, una cosa del genere. E beh, il bello è che là in fondo, ecco, là così praticamente si integra, si fonde con il City 2, che è il centro commerciale invece più classico, è multipiano, però ci sono i negozi separati. Invece quel blocco qua è tipo appunto la rinascente o il coin, è un tutt'uno. Però non hanno marche particolari, niente di così innovativo o diverso che da noi. Ecco qui dal fondo, qua si vede tutto il grande magazzino, più qua l'Unione, l'hanno unito con un passaggio al City 2 che è di qui, e quella struttura di qua. Questo qua che è in maglietta, non lo so, fa parecchio freddo. Allora, ho chiarito anche una cosa, sempre riguardo qua a Inno, e vediamo Media World o Media Market come qua, non avevo ben capito dove l'avevano posizionata. E praticamente è strano perché è su al quarto ed ultimo piano, quindi è come dire, vado su in Rinascente o al Coin all'ultimo piano, che di solito c'è... bar, cose del genere, ristorantino, così. Poi invece hanno messo Media World, ma è gigantesca, è proprio completissima di tutto, ci sono anche grandi elettrodomestici, che non è una cosa così comune, siamo in piena città, di solito ci sono i centri commerciali all'esterno della città per le cose grosse, invece qua c'è veramente tutto. E ci sono anche migliaia di DVD, eccetera, eccetera, solo che la lingua italiana non è... contemplata, hanno puntato su altre lingue e quindi nulla, ho guardato un po' di film così, ma appunto non vengono tradotti in italiano, poco male. Sottopasso oltre le vie laterali.
poi c'è questo grosso hotel e Abercrombie è proprio lì nel mezzo. Dopo vi faccio vedere meglio. Allora, adesso mi sono avvicinato, sono praticamente davanti a Abercrombie. E allora le strade, quindi il grosso boulevard è qua, appunto tutte le varie corsie sotto sopra. E adesso ci giriamo, giro. C'è questo palazzo qui, c'è Burberry, passano i camion ed eccolo qua comparire Abercrombie. Eccolo qua il palazzo e la B&B invece è lì a fianco. E è pazzesco che anche se c'è questo vento che tira, ma sento lo stesso il profumo anche fin qua, ovviamente. Adesso mi trovo qui in una via non centralissima di Bruxelles. C'è una delle tante Fnac, che qui è molto diffusa. Poi soliti negozi, solite marche. E poi qua c'è Kruidvat, che è praticamente una specie di drugstore. È una catena olandese e c'è anche qui qualche punto vendita. E ci sono un po' tutte le varie marche, da supermercato, da drugstore, diciamolo come vogliamo. C'è anche Catrice, Essence e cose che non abbiamo in Italia, quindi non è male. È un po', comunque un po' discount, non è messo benissimo. Poi solite marche, soliti negozi, eccetera. Sempre su questa strada che ha parecchi negozi mi sono spostato e c'è uno dei tanti di Beauty and Care, eccolo qua. Allora, anche questo è un drugstore, sembra piccolo invece dentro è molto grande, e in particolare mi è piaciuto perché ci sono gli Smarty Essie a 10,90 e anche curativi così 1 euro in più, quindi il prezzo buonissimo, che praticamente si trova solo in internet un prezzo così. E poi tutte le marche, di tutto e di più, anche cose bio. Ci sono i Simple Colors anche qui, però costano sempre 1 euro di più, però è bello completo con tantissime marche. In parte tutti i mercatini in questa piazzetta. Sono alla chiesa di San Nicolas, però rende poco perché ormai è tardo pomeriggio, sarà meglio vedere di giorno. Appunto tutti i mercatini come in ogni città. E qua il palazzo della borsa, adesso non so se si dice proprio così. Un palazzone anche qui con qualche effetto, qualche gioco di luce. Ed ecco qui il regno delle nonne, invece tutti i pizzi, merletti. E qui chi spunta? Una cucitrice, cioè non lo so esattamente che cosa stia facendo questa sciura in mezzo a tutti questi ombrellini di pizzo. Ecco qua anche questo particolare negozio. Thank you.
questa Elizabeth. C'è una vetrina tenera, tenera. Ah, che negozietto. Eccola qui. Una vetrina tenerissima. E cosa abbiamo qui sotto questo soffitto multicolor, tutto rainbow? Siamo in ambiente Mercedes e abbiamo direttamente la safety car della Formula 1. Favolosa. È la 63 Amiga, ovviamente. Adesso sono qua in questo angolo, sempre piuttosto centrale della città. In particolare sono ad angolo con via Zuidstraat, nome del genere, dato che qua c'è il bilinguismo, quindi si mescola anche con i nomi delle vie, un po' di tutto. E perché? Perché girandoci qua scopriamo che c'è una boutique Make Up Forever. È piuttosto piccola, però ce l'hanno anche qua. E qua ad angolo di questa via c'è il Mannequin Peace, si dovrebbe chiamare così. Comunque, questo bambino che fa pipì e adesso ha questa statuetta in bronzo di 30 cm e non so perché, forse lo vestono solo di sera, perché appunto c'ha una collezione smisurata, c'ha più di 300 vestiti sto qua. E l'altra sera aveva su una tuta da ginnastica verde, adesso non ha niente. Comunque si vede sulle guide o anche qua che c'è un sacco di vestiti. È stato rubato diverse volte, è del 1300 in origine e niente, si dicono varie cose, o che stava spegnendo un incendio o che suo papà l'aveva smarrito, poi l'ha trovato in questa posizione così a far pipì. Comunque si narrano diverse cose. E niente, dicono che è un simpatico abitante di Bruxelles. Credo proprio che questo sia l'esempio di cibo finto, almeno la parte in superficie, la frutta. Perché i cestini, le banane sono lampanti, che sono finti. Cioè sono fatti bene, ma si vede. Allora, ho preso anch'io il waffle, quello proprio originale, vediamo se si vede qua, quello classico senza troppe cose attorno, perché lo si gusta di più solo con lo zucchero a velo.